Mister, c'è poco da dire, una sconfitta pesante stasera. Eh sì, alla lunga è diventata brutta. Primo tempo tutto sommato avevamo tenuto e peccato. Secondo tempo poi quando si sono aperti gli spazi potevamo pareggiare prima, però poi negli spazi larghi non ce l'abbiamo fatta più. Sì, perché l'Arezzo fondamentalmente non era partito male né nel primo né nel secondo tempo, poi però non ha reagito troppo anche ai gol subiti. No, il discorso è quando ci sono gli spazi larghi e gli altri possono andare in contropiede, noi siamo in difficoltà, non c'è ombra di dubbio. La partita d'oggi, secondo tempo, l'ha testimoniato in maniera chiara. Ecco, non per trovare scusanti, però noi riguardando anche un po' i fermi immagine, il gol sembrava valido, avrebbe cambiato sicuramente la partita perché da 1-1 a 2-0 cambia molto. Sì, quando non è serata, non è giornata, succede queste cose qua. È chiaro, se vai 1-1 il discorso cambia tutto e chi lo sa come va, però non ci possiamo fare niente. Ecco, non era serata e alla lista degli infortunati si aggiunge anche Trombini. E purtroppo sì, purtroppo c'è anche questa e mi stanno dicendo che è anche grave. Peccato, peccato perché fino a quella parabola lì, mezza deviata. Loro non avevano fatto niente, mi sembra, si teneva la gara proprio bene. Evidentemente doveva andare così.